domani nella sala della Proloco di Furore per la tavola rotonda sul prodotto agricolo del pomodoro, il servizio. Domani si svolgerà nella sala della Proloco del Comune di Furore una tavola rotonda che verterà sui problemi legati al prodotto agricolo del pomodoro. Il sindaco di Furore Raffaele Ferraioli ed il sindaco di Corbara Renato Giordano insieme hanno creato un gemellaggio per intraprendere una campagna a difesa del prodotto agricolo fra i più tipici di queste zone. Un impegno positivo avallato anche dalla comunità montana Penisola Amalfitana per sensibilizzare tutti i soggetti interessati a rilanciare laddove è possibile il prodotto agricolo in questione che la modernizzazione del mercato alimentare ha finito di trascurare. Corbara e Furore, afferma il sindaco Raffaele Ferraioli, rappresentano due realtà piuttosto emarginate della costiera, con problemi analoghi legati soprattutto al paesaggio, per cui diventa necessario attivare quelle sinergie per incoraggiare il contadino delle nostre colline a crescere e a migliorare. L'aiuto deve venire non solo dalle persone del posto, ma da quanti credono al suo sviluppo e al suo miglioramento. Esistono ancora margini per poter intervenire a difesa di questo prodotto. Intanto i lavori che si apriranno domani con i saluti dei due sindaci vedranno la partecipazione di Antonio Falessi, coordinatore dell'assessorato regionale all'agricoltura, dell'assessore Valiante, dell'assessore De Prisco e del vicepresidente e consigliere regionale Gennaro Ferrara, il quale è residente già da diversi anni a Furore. La giornata dedicata al pomodorino si concluderà con una spaghettata, assaggi gastronomici ed esibizioni folcloristiche. Per sabato e domenica, intanto, in occasione della festa del Fico d'India, i due paesini costieri hanno organizzato altre due giornate ricche di sicuro divertimento e di tanta buona musica. Furore in festa, oggi e domani, serata all'insegna del divertimento con una buona cucina e spettacoli al chiaro di luna. I comuni della costiera in difesa del pomodoro, ricchezza nostrana minacciata da alcuni problemi legati alla produzione. Per questo è sorto il gemellaggio tra Furore e Corbara, i cui rispettivi sindaci Raffaele Ferraioli e Renato Giordano hanno inteso intraprendere una vera e propria campagna per la tutela del prezioso ortaggio. Un impegno positivo rafforzato dalla comunità montana Penisola Amalfitana, teso a sensibilizzare soggetti ed istituzioni interessate al rilancio in grande stile del prodotto agricolo, penalizzato, svilito, addirittura offeso dalla modernizzazione del mercato alimentare. Ieri il convegno presso la Proloco di Furore, cui hanno preso parte Antonio Falessi, coordinatore dell'assessorato regionale all'agricoltura, e gli assessori Antonio Valiante e Gerardo De Prisco, oltre naturalmente ai primi cittadini di Furore e Corbara. Due incantevoli posti della costa amalfitana dove regna il gustoso pomodorino a pennolo. Interessante il dibattito che ne è venuto fuori, molte proposte mirate alla valorizzazione del prodotto agricolo, che è stato poi protagonista assoluto subito dopo la tavola rotonda, in una mega spaghettata in piazza, seguita da assaggi gastronomici di vari prodotti tipici della costiera ed esibizioni folcloristiche. Dopo la tavola rotonda tenutasi nella sala della Proloco del Comune di Furore, dove si è discusso dei problemi legati alla crescita, al miglioramento del prodotto agricolo del pomodoro, gli abitanti di Corbara e di Furore, che insieme hanno creato un gemellaggio per intraprendere la campagna a difesa del pomodoro, si sono poi ritrovati per due giorni consecutivi, sabato e domenica, alla festa del Fico d'India. Corbara e Furore rappresentano due realtà, due piccoli paesini della costiera amalfitana che si riconoscono soprattutto nel forte legame con la loro terra e nel desiderio di recuperare il valore della loro civiltà contadina nei suoi aspetti più autentici. La Sagra del Fico d'India, organizzata nella piazzetta della chiesa di Furore, ha visto, nonostante il cattivo tempo, la presenza di tanta gente, accorsa per trascorrere ore in allegria, allietate dalla buona musica, con la presenza della cantante Nadia Farina, che si è esibita in un vasto repertorio di musica napoletana, ed anche della buona cucina, porchetta e salsiccia per tutti, trippa con fagioli, tanta buona verdura della terra, pane casareccio e per finire il buon vino della tavola e di fichi d'India, che con l'abilità di quanti conoscono il modo di come sbucciarlo si lascia mangiare a grandi quantità. E per finire per tutti gli amanti della cultura l'esposizione nella chiesa di Furore dei quadri del pittore Goffredo Godi. Alla sagra è intervenuto anche il sindaco di Furore, Raffaele Ferraioli, impegnato direttamente a soddisfare le curiosità e la golosità di tutti gli ospiti. Un riconoscimento particolare a questo signore. Sbucciare i fichi d'India non è cosa di tutti, questa è la tecnica, ma consigliamo a chi voglia cimentarsi in questa operazione di usare guanti di gomma per maggiore sicurezza. La ricordate?
Quando 8 anni fa i Righeira lanciarono il ritmato rimpianto per un'estate appena trascorsa, la bella stagione con le sue calde giornate non aveva ancora fatto il suo trionfale ingresso. La canzone divenne uno scaramantico inno, i cantanti ebbero il successo voluto e tutti noi ci preparammo a vivere 3 mesi di follie estive, chi più, chi meno. Se qualcuno tornasse ora ad intonare quelle note, forse verrebbe spontaneo guardare le lunghe distese dell'arenile dove sparuti ombrelloni mostrano ancora con vanto gli accecanti colori dell'estate che sta finendo. Un'estate un po' magra, forse. Recessione, crisi economica, lavoro introvabile hanno marciato lungo un unico binario anche durante i mesi estivi, facendo da contrappeso alla voglia di evasione, di divertimento che, come naturale, ha invaso gli italiani dopo il grigiore dell'inverno. Ma se l'estate sta inesorabilmente lasciando il posto al pallido cielo autunnale, resta ancora lo spazio per un po' di sano e puro divertimento. Ed ecco che torna la voglia di partecipare alle feste di piazza, dal gusto un po' retro probabilmente, ma certo il modo più antico di riscoprire e ritrovare il contatto con un passato in fondo non troppo lontano. È la sagra, il modello tipico della festa che coinvolge e travolge con i suoi sapori, i suoi profumi. Questo è certamente il periodo dell'anno in cui maggiore è la possibilità di partecipare alle sagre e maggiore è il piacere se la festa in questione si svolge nell'incantevole scenario della costiera amalfitana. Furore, non molti abitanti, costumi e tradizioni che tornano a far bella mostra sui visi della gente, nei canti un po' stonati, nelle dolci specialità del luogo, i fichi d'India, frutto spinoso ma dal cuore tenero. E proprio così anche furore, appollaiata com'è, nelle asperità dei monti lattari, un gioiello da scoprire, perché no, proprio in occasione della sagra. 3 giorni che tornano puntuali ogni anno all'inizio di settembre, forse a ricordarci che se l'estate con i suoi bagliori sta finendo, l'autunno di certo non sarà da meno. E se il tempo sarà inclemente, rimedio subito trovato, un po' di cultura, una mostra di pittura, arte costaiola direbbero gli esperti, contro la pioggia a furore c'è anche questo.